Nuovo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela. Anche questa settimana sono tanti i casi che voi, tramite i nostri indirizzi, presentate alla nostra redazione. I protagonisti di questo nostro spazio sono professionisti che dedicano parte del loro tempo appunto a dare risposta ai vostri quesiti. Iniziamo con l'avvocato Giuseppe Placentino per parlare di crisi da sovraindebitamento. Di cosa si tratta e come si può intervenire? Ringraziamo anche quest'altra telespettatrice. Facciamo presente che dal 2012, con la legge numero 3, è stata introdotta in Italia una legge molto importante, che è una legge sul sovraindebitamento. Quindi, quando un consumatore oppure un debitore che sia titolare di una società che non può fallire si trovi in una situazione di cui all'articolo 6 di questa legge numero 3 del 2012, cioè di sovraindebitamento, è possibile proporre ai debitori un piano, una sorta di piano di accordo con i debitori. Per dirle in altre parole, nel 2012 è stato introdotto una sorta di fallimento individuale, quindi non più il fallimento di una società, ma il fallimento di una persona fisica, di un consumatore. Che cosa bisogna fare? Bisogna in primo luogo chiedere la nomina di un organismo di composizione della crisi, OCC, organismo di composizione della crisi. Quindi un professionista che ha il compito di proporre poi ai creditori un piano di sovraindebitamento, cioè un piano di transazione per risolvere questo problema economico. Quindi il primo passo da fare, io ho qui proprio un facsimile, è quello di presentarsi alla volontaria giurisdizione, cioè alla cancelleria del tribunale. Lo si può fare anche senza una difesa tecnica, anche senza un avvocato, stampando dei moduli anche su internet. Però io dico sempre che conviene sempre rivolgersi a un collega perché ovviamente è più esperto, perciò si chiama difesa tecnica. Si paga 98 euro di contributo unificato e 27 euro di marca da bollo e bisogna, diciamo, redigere una nota di iscrizione. Questa è proprio l'istanza per la nomina del professionista ex articolo 15,9 della legge numero 3 del 2012, composizione crisi di sovraindebitamento. Con questa richiesta viene nominato un professionista, un organismo per questa composizione e successivamente quale sarà il compito di questo organismo, di questo professionista, che potrebbe essere anche un commercialista, un avvocato, purché iscritto con una serie di requisiti morali e giuridici, è quello di presentare un piano di ammortamento, usiamo questo termine qua, un piano di sovraindebitamento. Con questo piano voi potete stare al sicuro perché uno dei benefici qual è? Prima di tutto, nel momento in cui viene depositato il piano, quindi non quando viene depositata l'istanza per la nomina, ma il piano di sovraindebitamento, vengono interrotti gli interessi legali e la rivalutazione. Quindi da quel momento in poi, se il credito, che il debito che avete è di 10.000 euro, rimarrà sempre di 10.000 euro, non scatteranno ulteriori interessi moratori o legali. Da quel momento in poi, però, potreste quindi tentare una strada di composizione, perché, ripeto, con questa legge numero 3 del 2012 è stato introdotto in Italia, in ottemperanza anche a una serie di direttive della comunità europea, questa sorta di fallimento della persona fisica ed è, penso, per noi italiani, è un bel principio ed è una norma di civiltà che, ripeto, è ancora non tanto conosciuta, però nelle prossime puntate poi magari spiegheremo meglio. Con Giulio Curatella, curatore del sito www.mutuovincente.com, vogliamo parlare di credito. Lo facciamo attraverso la sua esperienza e i suoi consigli per i mutui bancari. Guarda questo video se sei interessato ad ottenere informazioni riservate sui mutui casa, informazioni non diversamente reperibili nel mercato italiano e sei affascinato da argomenti quali signoraggio, moneta debito, sistema aureo e altre storie simili su complotti e sistema bancario. Ciao.
sono Giulio Curatella, consulente creditizio specializzato nei mutui casa. Oggi voglio sinceramente aiutarti a spazzare via una volta per tutte quei luoghi comuni in fatto di mutui, banche e presunti complotti. Luoghi comuni che stanno bloccando i tuoi progetti e non ti permettono di realizzare i tuoi sogni. Se stai guardando questo video e sei interessato a questi argomenti, probabilmente hai già sentito parlare di signoraggio, moneta debito, sistema aureo e altre storie simili su complotti e sistema bancario. Un tempo il credito ed i finanziamenti rappresentavano una forma di indebitamento di cui si avvalevano le famiglie in stato di necessità. Questo succedeva il secolo scorso, quando lo Stato batteva moneta secondo il sistema aureo, ovvero gli stati stampavano moneta con un controvalore in oro e metalli preziosi, secondo la ricchezza degli stati. All'epoca si creava denaro col sudore della fronte e lavorando sodo. La ricchezza era davvero proporzionata all'impegno e al lavoro. Oggi non è più così. Con la nascita dell'euro e dell'Unione Europea, l'approccio verso il denaro e verso il credito è cambiato completamente. Ecco perché non puoi continuare a prendere decisioni oggi come facevano i tuoi nonni il secolo scorso. Oggi il denaro si crea attraverso il debito, non a caso si parla di moneta debito. Non esiste più il sistema aureo e gli stati hanno rinunciato alla propria sovranità monetaria, delegando alla BCE la funzione di creare denaro. Quindi oggi l'unico modo che hai per cambiare posizione e realizzare progetti è attraverso il credito. Oggi però non voglio parlarti di signoraggio e complotti bancari. Oggi semplicemente voglio spiegarti che se hai un sogno o un progetto da realizzare, devi mettere in conto che l'accesso al credito è l'autostrada per il tuo progetto. Oggi il mutuo è uno strumento trasversale utilizzato da tutte le categorie sociali e professionali. Attenzione, il credito non è per tutti, il credito non è mai per tutti, ma se hai un progetto da realizzare non puoi prescindere dal credito. Tutte le categorie professionali hanno bisogno dell'accesso al credito. Ad esempio, chi è molto ricco farà un mutuo magari da 1 milione di euro per farsi una mega villa con piscina. Chi invece ha un reddito normale farà un mutuo di un importo inferiore e si comprerà un bel appartamento in centro o un altro appartamento magari un po' più piccolino in periferia. Quello che voglio dirti è questo: lascia perdere tutte le storie sui complotti che ti stanno bloccando mentalmente per realizzare i tuoi progetti. Oggi non ci interessa sapere se quelle storie sono vere o sono frutto di fantasia. Oggi mi interessa dirti che, se sai come fare, puoi ottenere un mutuo a condizioni estremamente vantaggiose e realizzare i tuoi progetti immobiliari sistemando le cose una volta per tutte. Per questo motivo, visti i tassi e le condizioni attuali, piuttosto che bruciare i risparmi, valutare un mutuo è un'ottima opportunità anche per chi non ne avrebbe strettamente bisogno. Il credito, infatti, oggi come oggi, è l'unico strumento per creare nuovo denaro e moltiplicare le proprie opportunità. A prescindere da tutti i complotti, oggi, grazie ad un consulente creditizio che sa come fare, puoi andare in banca e prendere la somma di cui hai bisogno per realizzare i tuoi progetti e restituirla comodamente anche in 30 anni senza rovinarti la vita. Oggi, rivolgendoti a un buon consulente creditizio, puoi realizzare un progetto immobiliare di estremo successo senza rovinarti la vita. Il punto non è se è giusto fare un mutuo, il punto è sapere come fare un mutuo, avere le chiavi giuste per ottenere un mutuo alle migliori condizioni e realizzare progetti immobiliari di estremo successo. In Italia la figura professionale più qualificata per negoziare un mutuo è quella del broker, ovvero del collaboratore di una società di mediazione creditizia. Un consulente creditizio, un broker specializzato nei mutui casa, non solo conosce il banchese, ovvero la lingua delle banche, ma dispone anche di adeguati strumenti per dialogare con gli istituti di credito e possiede le giuste chiavi, le giuste relazioni, le giuste entrature per farti aprire porte che fino ad oggi non pensavi nemmeno che esistessero. Per farti un'idea, pensa ad esempio che una buona società di mediazione creditizia negozia ogni anno mutui per importi di svariate centinaia di milioni. Prova ad immaginare di quali strumenti contrattuali dispone e quali risultati incredibili può farti ottenere. A questo punto hai due possibilità. Puoi continuare a credere che non riuscirai mai a realizzare il tuo progetto perché c'è un complotto che te lo impedisce, oppure puoi fare qualcosa da subito
momento per iniziare a cambiare le cose. Sta a te la scelta. Prima di salutarti, ricorda, l'unica cosa che si frappone davvero tra te e il tuo obiettivo è la favoletta che racconti a te stesso ogni giorno sul motivo per cui l'obiettivo non si può raggiungere. Vola alto, non ti accontentare. Se cerchi maggiori informazioni su tutti gli ostacoli che ti impediscono di realizzare i tuoi progetti e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del settore, allora iscriviti subito al mio canale YouTube e corri sul blog www.mutuovincente.com. Non vedo l'ora di fornirti tutte le informazioni di cui in questo momento hai bisogno per realizzare un progetto immobiliare risparmiando tempo e denaro. Ricorda, for your dream, all you need is credit. Leggi il blog, guardi il video, realizza il progetto. Ciao, grazie e a presto!